Arcangelo Pezzo, colonnello dell'esercito del Regno di Napoli e duca di Cassano. Oggi, 11 novembre 1806, mi sto per morire, ma aspetta il trabocco. E non c'è arrivato a San Francisco, sta ruba che lì, questa volta non giù. Se è finito, fra il diavolo, domani, che sarebbe a dire, è finita fra il diavolo, ma ti spiace. Chi ci avesse a credere che ti spiace, che tutte quelle che sono fatte passare, 7 anni fa, e pure stavolta, perché stavolta non è che mi diventa leggero. Quando è arrivata a febbraio, si pensava di trovare la strada schianata, ma caeta. Trovate subito la posta. Filippo Stabile, in mi chiama Mac. Se volete caeta, me la danate a venire a togliere. Isso la rende. E attorno gli uomini me che teneva aperti i rifornimenti per la fortezza di caeta. Se ve ne esistite parecchi tempi. Ora, mille volte, non sa so perché, me ne chiamate a Palermo. Noi da Palermo, ai re, gli si è pigliato ordine. E gli ordini qual era? Sbarcare in Calabria. Sono sbarcato in Calabria, gli si è pigliato a Mandea, si mi hanno giunto. Sempre, i francesi scappavano in una pressa a pressa, finché siamo arrivati a Cassano, e i francesi ancora correvano, stavano a vengi. A Cassano, non so perché, mi hanno richiamato. A Palermo hanno dato. E mi hanno fatto duca. Duca di Cassano, mozzo duca, oltre a essere colonnello. Posso con l'ordine di sbarcarci da Carignani. Sbarcare Carignani, confine, sono arrivati fino a Sora. A Sora, il 17 settembre, sono giunti. Ma i 24, no, i 24 francesi hanno arrivato in forza e hanno pigliato la città. Gli hanno fatto gli strighi che fanno sempre quando vengono nella città. Povera Sora e povera tutta la gente che si è morta. Io sono rassegnato con la Valle Noveto perché mi voleva congiungere con la massa d'Abruzzo. Ma quando sono arrivato a Carsoli, la massa d'Abruzzo già era per tutti. Allora che sono tenuto a fare? Mi sono piato verso a terra per cercare di congiungere con la forza in Calabria. Mi hanno arrivato a Boiano chioveva, chioveva forte, i fucili non sparavano. Siamo fatti una battaglia all'antica, ammazzata, appretata, accettata, e alla fine i francesi hanno perduto, perché corpo a corpo che lui non poteva fare proprio niente. 400 saranno morti degli esempi, in una quarantina degli nostri. Mi sono sganciato nella moda e sono continuato a verso a terra. Siamo arrivati alla forca Gavodine, però non pioveva. I fucili sparavano, i francesi erano male. Soprattutto la maggior parte degli uomini. Chi che mi è rimasto, gli sono detto qua ce l'avevamo sparato. Diamo ognuno con sé e può darsi che da solo ce la facciamo arrivare all'esercito. I pure sono rimasti da solo. E alla fine di tutta questa guerra che mi hanno fatta, chi mi ha fregato? Non spaziamo. Quando sono passato a Baronissi, togli il mio riconosciuto, gli hai fatto la spia. E me ne hanno arrestato. Chiaramente non potevano condannare. A morte. Io oggi, 11 novembre 1806, mi tocca il trabocco. Potessi dire che non me ne frega niente di morire, ma non è vero. Può conoscere qualcuno che gli piace morire, manca a me. Poi lascia la moglie e lascia il tuo figlio femmina, piccolo. Ma non venuto a trovare stamattina il pallone davvero. Mi dispiace male.
Non ci posso fare niente. Non è caso scettile pure. Il po', sapete com'è. Chi ci sta Giuseppe? Se il patatello poco cantano o con me o senza di me. Che voglio mi dà più fastidio di tutto? Essa cerimonia che ci fanno attorno. Essa, mi hanno mandato due preti che so chi li consumano come un dannato a morte. Lo fanno per mestiere. Sì, che ce ne frega pure. Tanto, o si è frattiato, o si è zio Francesco, per loro è la stessa cosa. Se non inizia a fare la preghiera, le cose che fanno loro, io sono provato a baciare le poche i capi di chiacchiere così per divertirmi, ma lo sai che non c'è mica capito niente. Poi mi hanno portato alla messa, mi sono confessato, mi sono fatto la comunione. I moisci, esse tutta la gente che applaude, mi chiama per nome, si sente pure che ho fucilato. Però io dico, state per calma che essi francesi stanno impostati a tutta la parte e chi si accide tutto quanto non ci mettono niente. Lo darà da zaroppo che avete tornato a fare. Che io mo, azzecchio che la scala lo cavallo e me ne vado. Pensate voi che l'avete tornato a fare, che io mi lo so fatto. E è così, 11 novembre 1806, se volete, Michele Arcangelo Pezza, duca di Cassano. Ma fratello non sei morto. Tanto è vero che 222 anni dopo ancora se ne parla. Perché alla fine fratello siamo noi. Fratello è la storia nostra. La storia di quello che siamo fatti in danni e di quello che siamo capaci di fare. Non ve ne darà mai ascoltare. In 1799 siamo noi. Chi ve lo fa ascoltare o ve lo fa riportare in un'altra maniera, pensateci buone, che ne vo bene.